di YouTube e bentrovati a voi appassionati di cinema. Oggi della mia versione quattro occhi vi voglio parlare di che cosa ho visitato il mese scorso. Di ritorno dal Festival del Cinema di Annecy, ho fatto tappa al Museo del Cinema di Torino, precisamente il Museo Nazionale del Cinema, considerato il museo più visitato dell'intero capoluogo piemontese e uno dei musei più visitati di tutta Italia. Wikipedia ci informa infatti che nei suoi primi 5 anni di vita, cioè dal 2000 al 2005, il museo ha contato ben 2 milioni di visitatori. Voglio fare subito una premessa. Il museo, ubicato nell'affascinante contesto della Mole Antonelliana di Torino, non è che si trovi proprio nella zona più bella della città. Questo però non influisce minimamente sulla qualità che vi troviamo all'interno, né soprattutto sull'efficacia della location, decisamente suggestiva. Spinti al suo interno da un clima non particolarmente favorevole, come prima cosa io e il mio fidato compagno di viaggio Dario abbiamo deciso di prendere il famosissimo ascensore panoramico. Ecco come lo descrive il sito del gruppo torinese Trasporti. L'ascensore panoramico, grazie ad una cabina ad alto contenuto tecnologico, effettua la sua corsa in un'unica campata a cielo aperto fino agli 85 metri dal tempietto, dal quale si può ammirare una veduta della città. Peccato che io soffra di vertigini. E non me lo sono ricordato. Che bello, questo merita. Ciao, come stai? Ho fatto la fila e quindi sono salito sull'ascensore. E vabbè. Ma veniamo ora al museo vero e proprio. Se andate a visitare il sito internet ufficiale che trovate anche in calce qui sotto al video, scoprirete come questo museo sia nato grazie alla determinazione e alla capacità di una donna, Maria Adriana Prolo, che progetta la creazione di un luogo dedicato alla raccolta e alla tutela di tutti i documenti dell'industria cinematografica torinese. Avete capito bene, industria cinematografica torinese. Nei primi anni del Novecento, infatti, quando l'invenzione dei fratelli Lumière si diffuse a macchia d'olio in tutta l'Europa, quattro erano le capitali del cinema in Italia: Napoli, Milano, Roma e Torino. Città che nel 1913 contava oltre 260 titoli realizzati nei suoi studios. Fu solo in seguito alla guerra, infatti, che quella che potremmo chiamare riconversione industriale avvenuta a Torino fece di Roma la vera capitale del cinema. Era dunque giusto che a Torino venisse in un qualche modo celebrato il suo passato. Il percorso iniziale si muove lungo corridoi dove sono esposti cimeli da collezioni private, oggetti che rappresentano i primi strumenti ottici usati per catturare le immagini e creare così un movimento. Tra i manifesti originali di alcuni famosissimi film si salgono le scale per entrare nel vero e proprio cuore del museo, una grande sala centrale contornata di stanze e percorsi che ripercorrono i film del western, del musical, della fantascienza e dell'animazione. Al centro della sala, l'ascensore, silenzioso, porta sul tetto panoramico i turisti. Soltanto un'ultima nota. Abbiamo visitato il museo il 14 giugno. Questo ci ha dato la possibilità di vedere la mostra Best Actress Dive da Oscar. Camminando lungo il percorso in salita che fa della Mole Antonelliana il museo con lo sviluppo in altezza maggiore del mondo, potrete osservare fotografie originali, costumi e oggetti di scena, poster cinematografici e video storici di tutte le attrici vincitrici del premio Oscar. Davvero un motivo in più per visitare un grandissimo museo.